Quando Raffaello arriva a Roma, è un giovane venticinquenne. La sua fama lo aveva comunque preceduto anche grazie ai buoni uffici. Possiamo dire alla raccomandazione di Bramante, suo conterraneo e lontano parente, il quale però lo aveva raccomandato al Papa. Infatti. Papa Giulio II della Rovere gli affidò la decorazione delle quattro stanze, le sue quattro stanze di rappresentanza dell'appartamento nel quale lui voleva abitare e che si trova esattamente sopra quello del suo predecessore Alessandro VI Borgia. Eccolo lo vediamo. Vi ricordate sotto? Avevamo l'appartamento Borgia sopra le cosiddette stanze di Raffaello. Eh, o meglio, le notizie storiche ci parlano come le stanze fossero già decorate già state decorate eh, nella metà del Quattrocento da, da Bartolomeo della Gatta, il Bramantino, Piero della Francesca, Luca Signorelli. E infatti queste sono alcune immagini della, della volta della stanza dell'incendio del Perugino, questa è la volta della stanza della segnatura di Raffaello. Dunque, all'arrivo di Raffaello, quelle stanze erano già occupate praticamente, già c'erano dei cantieri in atto e in base a dei recenti studi che sono stati condotti dopo i, i restauri ehm, è molto probabile che Raffaello affiancò sulla stessa impalcatura Giovanni Antonio De Bazzi o Bazzi soprannominato il Sodoma. Eh, che era impegnato infatti nella decorazione della volta dell'attuale stanza della segnatura eh, eh, e che Raffaello infatti ritrarrà eh, assieme eh, a se stesso proprio nella scuola d'Atene. Questo è il Sodoma e questo è il famoso autoritratto di Raffaello. Ma ben presto gli affreschi delle altre delle altre baleti, questa è la stanza dell'incendio, furono demoliti e Raffaello rimase l'unico a lavorare in quegli ambienti. E possiamo vedere, ecco, piano piano entriamo nell'altra stanza, questa è la stanza della segnatura, quella famosa con la scuola, scuola d'Atene e questa che verrà dopo è la stanza di Eliodoro. Questa prestigiosa commissione comunque rappresentava un vero e proprio banco di prova per il giovane Raffaello, eh, che secondo di quello che ci riferisce il Vasari, da prendere sempre con beneficio di inventario, sembra, secondo il Vasari, che Raffaello, iniziò eh, dalla cosiddetta stanza della segnatura, dipingendo la scuola d'Atene. Eh, il dibattito comunque è ancora aperto per questa cronologia relativa, però, è come abbiamo detto, i recenti restauri ci hanno fornito già alcuni elementi per capire meglio. In effetti, osservando le prime eh, giornate della scena della eh, disputa sul sacramento, attenzione perché molto spesso si... Si definisce questo affresco la disputa del sacramento, no, è la disputa sul sacramento, cioè eh, il consesso dei dottori della chiesa, dei saggi, dei teologi che si riuniscono per definire la presenza del corpo di Cristo nell'ostia, praticamente la transustanziazione. Eh, già in questa scena, comunque, si, si notano. Metodi diversi per trasferire il disegno preparatorio, incisioni dirette, molto libere, guardate che belle questa a destra, questa radente, la stessa foto invece in luce normale a sinistra. Eh, perciò incisioni dirette, incisione attraverso cartone, che in realtà suggeriscono il bisogno del pittore di ricercare eh, una tecnica a lui più congeniale sperimentando così sistemi differenti ehm, che, che, che insomma, peraltro in seguito non avrebbe più utilizzato se non occasionalmente. Ma a questo modus operandi di Raffaello non è che lui giunse così d'amblé. Ehm, ci arrivò attraverso l'esperienza proprio della scuola d'Atene. Eh, praticamente mh, si è riusciti a, a, ad individuare mh, nella stanza della segnatura sulla, disputa, mh, sul, sulla, sulla fresco della disputa sul sacramento come se Raffaello avesse iniziato con il sodoma sulla volta, iniziando le prime giornate della stanza segnatura, e poi si fosse trasferito invece sulla, sta, sulla, sulla scena della scuola d'Atene, che è questa che noi vediamo. Perché in questa scena noi troviamo il procedimento, un procedimento molto particolare, di ripercorrere con meticolosa precisione tutta l'impronta dello spolvero con l'incisione diretta fa lo spolvero, incide per conservare la traccia eh, ed è impiegato in maniera sistematica per tutto l'affresco. Questo è il cartone dell'Ambrosiana del quale parleremo poi eh, in, in seguito. Adesso vediamo da questo cartone, per esempio, il viso di questo eh, giovanetto. Questo è il particolare del cartone spolverato e inciso. Ed ecco la realizzazione finale. Questa è a luce radente, vi fa vedere le incisioni ripassate dallo spolvero. Una trasparenza. Vediamo quest'altro cartone. Realizzazione finale: trasparenza. Ancora guardate a luce radente, a parte sono evidenti i segni della, della, del ferro, diciamo, della, della cazzuola che lavorano l'intonaco, che stendono l'intonaco verso una giornata, vedete questa è una parte di una giornata, ma guardate come sono evidenti invece le incisioni dirette che ripassano lo spolvero. Solo, ecco, qui lo vediamo non in luce radente. Solo per questo gruppo, sopra abbiamo un'immagine eh, dello stesso gruppo prima del restauro. Io approfitto ogni tanto per farvi vedere anche questi due momenti, prima il restauro e qui in basso, dopo il restauro. Ma questa scena, questo particolare, mi serve ehm, insomma, proprio per dire che man mano. Sapete tutti che gli affreschi si iniziano sempre dall'alto, man mano che procede questo lavoro, perciò cioè Raffaello scende verso il basso e si avvicina alla scena proprio degli allievi di Euclide con Euclide che insegna. Qui inizia un'esecuzione più rapida ed essenziale, come se si fosse affrancato un po' da questa. No? Da questa Uh, sequenza così uh, rigorosa e rigida, inizia ad avere più ariosità. E per, infatti, uh, in questo caso, per esempio, le incisioni le usa quasi esclusivamente sulle zone che lui prevederà di uh, mh, rifinire con colori dati sull'intonaco secco. Ecco infatti, possiamo vedere la traccia del, dell'incisione, come ho già accennato, quando si intende ritornare su un, un soggetto con una base ad affresco, perciò ricoprire la base oppure lasciarla in vista per solo piccoli brani, in quel caso, in quel caso il pittore... Eh, traccia, ricalca lo spolvero appunto per non perdere la traccia del disegno da modellare. Eh, dunque, qui abbiamo le scene che mh, compongono ehm, la stanza della segnatura. Eh, si può dunque... Ipotizzare che Raffaello, appunto, dopo aver eh, iniziato sulla disputa del sacramento, si trasferisca sulla eh, scuola d'Atene, procedendo dall'alto verso il basso. Questo è il gruppo euclideo, così lo possiamo definire, e poi tornerà nuovamente sulla disputa. Eh, Mettendo in atto appunto un metodo ormai acquisito eh, che poi eh, prevederà l'esecuzione del Parnaso, eccola qui, eh, per proseguire con la parete delle Virtù. Dunque, per il 25enne eh, artista e il suo gruppo, l'esordio eh, nell'arte dell'affresco a Roma. Richiese un primo periodo di, di adattamento, no? sempre per il fatto che, essendo di cultura umbra, eccetera, eccetera non era abituato a utilizzare l'intonaco di calce e pozzolana, come dimostra infatti questa fitta rete di cretature che sono nella parte alta della scuola d'Atene, eccole qua, guardate. Ehm, che non sono propriamente ehm, specifici di un intonaco a calcio e pozzolana, con il rapporto dell'intonaco a calcio e pozzolana, che normalmente è, un, è una parte di calcio e tre di pozzolana. Le indagini qui ci hanno manifestato invece l'impiego di un intonaco con una composizione diversa, un rapporto diverso, due di calce e tre di pozzolana, esattamente quello che si usa per fare la calce a sabbia. E questo, nell'intonaco di calce e pozzolana, comporta eh, questa produzione di fitte crepe dato dal ritiro del calce. Ma non è immaginabile che la definitiva consacrazione di Raffaello potesse essere compromessa da un, 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 errore, da un, così, da un errore così banale. C'è da dire che anche Michelangelo incorse nello stesso inconveniente sulla volta della cappella Sistina e per questo si fece aiutare da Giuliano da Sangallo che gli consigliò infatti i modi per poter intonacare con calce e pozzolana, con questo intonaco che si usava a Roma. Ehm, dunque, questo fatto del, della, della malta, come si usa a dire, un po' grassa perché c'è troppa quantità di calce, man mano che si passa nella parte bassa della scuola, della scuola d'Atene e su tutti gli altri affreschi, tende a scomparire. E. Ehm, Comunque, vi voglio presentare questa lesena, che è estratta, come vedete dal fondo, dalle logge di Raffaello. Questi sono i rilievi e gli stucchi di Giovanni da Udine, il quale eh, rappresenta proprio il momento vivo e, e, e la narrazione. Eh, attualizzata del procedimento proprio e dell'importanza delle figure comprimarie in un gruppo di lavoro come può essere una bottega mm, e comunque la considerazione è riservata da Raffaello alle varie figure eh, eh, è evidente da queste formelle guardiamole insieme qui abbiamo la formella quasi, è quasi una animazione ne mi spiego. Abbiamo chi fora il cartone, abbiamo chi porta il vassoio con tutti i vasellini, le ciotoline con il colore pronto per essere dato in affresco. Abbiamo chi usa il cartone sul muro e lo spolvera, appoggia il cartone sul muro, abbiamo chi spolvera col tampone il cartone e qui abbiamo il pittore. Che esegue la pittura, il capo bottega ed è Raffaello perché è vestito e indossa il suo caratteristico copricapo, il suo caratteristico basco. Ecco l'importanza, per esempio, che viene data con una formella tutta per sé al muratore. Questo è il muratore, vedete che con quello che si, si chiama in gergo del muratore si chiama Sparviero dove si mette la parte di intonaco da stendere con oh, il suo banchettino eccolo qui ed ecco la figura della quale già vi ho accennato il macinatore dei colori anche a questo personaggio Raffaello dedica una formella intera. Guardate come nel corso dei secoli la figura costante è quella del macinatore di colori, su un cantiere del XV secolo, in una bottega al chiuso, sempre del, alla fine del XIV, inizio del XV secolo, eccolo col suo grembiolino, ecco il macinatore. Guardate qua giù, in questo quadro del vasari, il pittore dipinge, guardate sullo sfondo illuminato che c'è, macinatore di colore, fino a giungere all'Ottocento. Questo era un cosiddetto droghiere, dal droghiere si compravano anche i colori che lui pazientemente macinava e preparava, così come per i cantieri. Possiamo notare quanto fossero pericolosi. Avete già visto in questa immagine, insomma, qui il pittore, il macinatore con la sua bella pietra di porfido pesante stanno su un tavolato senza sponde. E quassù, eccolo qua. Oh, scusate. Ecco, qua su i fratelli zuccari che stanno lavorando su un'impalcatura, guardate com'è affollata questa impalcatura su un ponteggio adagiata dalla facciata di un palazzo romano. Ed ecco ancora nel 1500, guardate le impalcature com'erano, senza alcuna protezione di sorta. E Andrea Pozzo nel suo frontespizio, questo lo vedremo in seguito, anche lui dedica. In Questa immagine al muratore, vedete con lo sparviero nella mano che stende eh, con la rasetta, stende, o oh, detto in termini gergale anche questo, si chiama fratazzo, stendere l'intonaco. Lin Dunque, fino ad arrivare all'argomentazione quasi dei giorni nostri, questo è il pittore eh, fil, eh, norvegese Karl Larsson sul suo ponteggio nel, eh, nel Palazzo Reale di Helsinki, un ponteggio tal quale a, che abbiamo, a quelli che abbiamo visto sino ad ora. E quanto fosse pericoloso lavorare su quei ponteggi lo testimoniano anche i molti ex voto che si trovano nelle nostre chiese di persone che si sono salvate dal precipizio. E anche nelle stanze qualche cosa del genere lo troviamo. Qui abbiamo delle impronte di mani, voi vedete, queste sono delle impronte di mani che sono rimaste impresse per sempre sull'intonaco fresco perché qualcuno può aver perso l'equilibrio mentre lavorava sulle impalcature. Ma uno degli incidenti che, non, che nessun frescante vorrebbe succedesse mai è proprio questo. Concentriamoci sulla scena sulla quale poi ci torneremo, della liberazione di San Pietro. E concentriamoci sulla parte centrale dell'angelo. Questo angelo in realtà al di sotto è così. Deve essere successo un incidente abbastanza increscioso su questo cantiere. Qualcuno che ha urtato una ciotolina di rosso, di terra rossa, che è finita proprio sull'angelo terminato. Quel rosso è carbonatato. Dunque l'incidente è contestuale all'esecuzione. Che fare? L'angelo era terminato, probabilmente, probabilmente anche la grata scura era tutta terminata. Come si faceva a demolire un pezzo così? Impossibile, sarebbe stato probabilmente ehm, un'impresa piuttosto difficile perché bisognava rifare la testa dell'angelo, la grata, mh, credetemi, poi c'è anche da dire che la, la fresco aveva già assunto una sua caratteristica compositiva e difficilmente si torna indietro. E dunque possiamo dire che questo forse è uno dei primi restauri effettuati eh, sui dipinti di Raffaello, praticamente Raffaello che restaura se stesso, o chi per lui. Ma oltre agli incidenti poi ci sono anche delle curiosità per far comprendere l'attività frenetica di questo cantiere. Pensate, questi sono dei fagioli ritrovati nell'intonaco delle stanze, all'interno proprio nel sottointonaco, nell'arriccio. Dunque, forse dei fagioli sfuggiti alla colazione di qualche muratore durante, durante la, pausa, la pausa pranzo. E dunque, dobbiamo adesso accennare alla questione del cartone. Questo fortunatamente è il cartone che ci è pervenuto. Cartone che ci è pervenuto della scuola d'Atene, ma è il cartone della parte bassa, come vedete. La zona superiore della lunetta con le architetture non sappiamo, non, non ne abbiamo traccia, non ne abbiamo notizia. Però possiamo vedere come dal grafico delle giornate sia abbastanza definita la linea che separa i personaggi bassi dall'architettura. Bene, anche nell'architettura ritroviamo una straordinaria capacità di costruire con la battitura dei cordini che, della, della quale già vi ho accennato, ripassati poi con l'incisione e poi addirittura, oltre a ripassare la battitura dei cordini, sono state trovate sull'architettura delle tracce di spolvero, il che sta a significare che anche l'architettura era stata completamente forata per spolverare. Non solo, qui possiamo vedere l'asse centrale inciso e poi i lacunari, questo, questa volta a lacunari, ripassati tutti uno per uno con l'incisione diretta. Non solo, le architetture vengono costruite così come si costruiscono e si realizzano sul foglio da disegno. Uso di compassi, lo possiamo vedere in per ricavare questa luna della liberazione di San Pietro dal carcere, c'è tutta una tecnica di costruzione attraverso doppia puntatura di compasso, per ricavare poi il cerchio per poter poi ricavare eh, la curva della luna. Ora ci spostiamo sul Parnaso. E perché il cielo che noi vediamo attualmente, e dunque qui stiamo entrando nel discorso dei colori, della tavolozza, dell'uso dei pigmenti, quel cielo non è altro che la base del cielo è l'azzurro di base ed è smalto dato in affresco perché originariamente quel cielo era tutto di lapis lazuli dato in seguito eh, a secco e lo abbiamo ritrovato come lacerto superstite guardate proprio in questa parte del, di questo albero. Vedete questa unghietta, definiamola così, unghietta eh, di azzurro lapis come memoria, come idea di quello che doveva essere. Che questo azzurro sia la base lo testimonia il fatto che il dito di questa musa, vedete lassù nel cerchietto si individua questa mano, Vedete che questo dito ha delle sbianchettature, sì, proprio il termine sbianchettare, come si usava un tempo scrivendo a macchina, si, si correggeva con il bianchetto. Quello non è altro che Bianco San, San Giovanni che corregge la forma di questo dito, la corregge <coughs> e che verosimilmente non sarebbe dovuta rimanere così perché in seguito sarebbe stata ricoperta dall'apislazzuli. Ecco la prova provata che quella è una base. Certo, poi ci potevano essere anche dei cambiamenti, come abbiamo detto, no? abbiamo già parlato dei, dei mh, pentimenti, mutamenti di intenzione, eccetera, eccetera. Qui invece c'è un errore eh, dal punto di vista liturgico-iconografico, cioè un San Buonaventura che eh, gli era stata messa una tiara papale, questa tiara che vedete qui a sinistra, invece lui mh, porta il, 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 mh, il cappello cardinalizio. Torniamo al discorso della tavolozza, torniamo al discorso dei colori. Come noi sappiamo e ripeto i colori per l'affresco sono veramente pochi concentriamoci su questo personaggio del parnaso un poeta con la sua eh, corona di alloro questo è prima del restauro andiamo a indagare man mano questo personaggio che comporta delle interessantissime notizie concentratevi sulle lab labbra superiore vedete quell'accenno di piccola peluria, eccola qua, questa è una pennellata di smalto data a fresco. E ancora, anche questi altri personaggi hanno l'incarnato eh, con una presenza eh, più o meno evidente di barba. Eh, parlando di azzurri, c'è anche lui l'impiego chiaramente dell'azzurrite, vedete il mantello di Omero? Questo non è altro che, un colore, che è il colore azzurrite dato a secco. Come possiamo vedere dalla stratigrafia, nella quale notiamo l'intonaco a calce e pozzolana con i vari classi gli inclusi eccetera eccetera la preparazione classica per l'azzurrite che poteva essere appunto a terra rossa a caput mortum cioè a morellone insomma l'azzurrite la, la, per farla sfruttare, anche per sfruttare l'indice di rifrazione maggiore cioè l'interazione fra la base rossa e il colore azzurro sopra veniva sempre accompagnata per farla, anche per, per renderla maggiormente coprente, veniva accompagnata da una base rossa, i gialli, ma i gialli erano veramente pochi. Ma guardate la bellezza già di una, di una pittura tonale che si affaccia eh, nel mondo cinquecentesco. La pittura tonale dove l'ombra non è nera, l'ombra è colore, dunque è il massimo chiaro che detta poi tutte le altre ombre. La pittura tonale è Veneta. Guardate infatti, questo, questo, questo è il poeta Stazio, il suo vestito ha un giallo in luce, diventa il massimo chiaro di questo, di questo abito, e l'ombra è realizzata con questa terra aranciata così quando e l'abbiamo già visto in occasione dell'incontro sugli affreschi di San Giuliano come Raffaello magnifica fa splendere alcuni colori dandoli liquidi a velatura su una base chiara qui base bianca bianco san giovanni il giallo lo stesso giallo ma dato in forma più aperta in modo che faccia trasparire questo bianco sottostante arriva al parossismo alla delicatezza e guardiamo il papa che indossa gli abiti pontificali, cioè tiara sul capo o mh, sì, la possiamo definire, sì, questa è tiara, tiara, sì, sì. Scusate Ehm, la, 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 il manto pontificale e questo eh, indumento che si chiama camice, Proprio, la definizione è camice. Il camice è plissettato, è un indumento plissettato molto delicato, molto le leggero e perciò ricade sul eh, suppedaneo del Papa. Come fa Raffaello a far sentire la presenza del suppedaneo su un tessuto un po' evanescente, un po' trasparente? Da una semplice velatura di giallo ancora più liquido su questo camice, sul colore del camice bianco. In questo modo fa sentire la presenza del legno della Pedana sotto all'abito del pontefice. La trasparenza, abbiamo visto la trasparenza, la trasparenza che Raffaello la interpreta come pittura, non è la trasparenza che... Eh, avevamo trovato per esempio nel 400, come vedete qui in questa immagine a destra, sul fresco di Biagio D'Antonio, una pisside, che è un, un oggetto liturgico anche questo, coperta da un velo. Nel 400 si fa la pisside e poi sopra con delle pennellate si fa sentire la trasparenza. Raffaello no, Raffaello dipinge la trasparenza, la dipinge. Come? E guardate questa sciarpa di questa musa. La sciarpa attraversa un vestito giallo e una cinta violacea. Guardate per far sentire la, la sottostante, il sottostante tono viola, dà due o tre pennellate contrarie all'andamento della cintola orizzontale, così come interpone le pennellate, eccole qua, di giallo, per far sentire il vestito della Musa, in trasparenza questo velo. Mm. Già, l'uso della, della velatura. Guardate, si arriva alla perfezione quando nella disputa sul sac Sacramento Raffaello dipinge questo skyline, come si dice oggi, questo paesaggio di fondo forse romano, eh, si riconosce un po' la torre di Nerone, un po' il Pantheon, insomma, ma, ma per far sentire la prospettiva aerea, l'aria che si interpone tra eh, il, eh, chi, chi guarda e la profondità, ecco che con una leggerissima velatura di Bianco San Giovanni, spezza queste prominenze per farle fondere con la nebbiolina del cielo. E poi l'impiego delle lacche. Concentriamoci sulla figura di Dante, sempre nel Parnaso, a sinistra è prima del restauro, a destra questo è il primo restauro e qui è dopo il restauro. Concentriamoci però sul vestito rosso che in UV presentava queste fluorescenze aranciate. Quelle fluorescenze sono ciò che resta di lacche rosse. Svanite con la luce, sapete benissimo che le lacche è Meglio non utilizzarle a fresco, ma in ogni caso se vengono utilizzate, poi dopo, eh, dopo tempo svaniscono. Ma l'indagine UV ci, eh, invece ce le fa eh, notare le sottolinea attraverso questa fluorescenza. Ed infatti, questo è la, il piede di Dante. A forte ingrandimento noi possiamo vedere come quello che si accendeva di quel colore non è altro che questa questo essudato opalescente questo è il medium utilizzato per, per, per applicare la l'acca che è colato per gravità e vedete come come per gravità in fondo a questa goccia sia rimasta proprio il colore, questo colore lacca, bisogna stare attenti a queste opalescenze, perché spesso ingannano. L'abbiamo trovate anche nei quattrocentisti della Cappella Sistina. Queste opalescenze possono far pensare a salificazioni, se non si osservano. Così attentamente. Dunque bisogna essere molto molto cauti. Beh, per questo per fortuna ci sono anche le indagini che aiutano. Dunque, vedete in questo caso qui siamo sulla parte bassa della disputa del sacramento, come Raffaello proprio si liberi eh, della tecnica, è troppo stringente, e ci lascia un esempio, una testimonianza di come si dipingesse a risparmio, cioè lasciando l'intonaco a vista, due colpi di pennello azzurro, un po' di morellone, lo spolvero, già l'avrete notato, lo spolvero unito con il pennello nero. E addirittura guardiamo questa foto confrontata con la sua stessa foto in luce. Radente, come possiamo vedere, come questa splendida figura monocroma, questa formella, sia fatta in un'unica giornata, eccola qui, la potete seguire in luce radente, dopo viene quest'altra giornata, ma qui non c'è assolutamente interruzione e neanche trasposizione di disegno. Dunque, come si usa dire, è stata eseguita alla prima. Ecco la pittura a risparmio ancora, vedete questo verde dato così leggero, a velatura, che lascia però intravedere l'intonaco sottostante. E poi ci sono dei particolari che emozionano un po'. E concentriamoci proprio su questa figura della giustizia nella lunetta delle virtù che abbiamo visto, l'ultima ad essere eseguita della stanza della segnatura e concentriamoci su questa figura sul, sul petto della giustizia. Osserviamola bene. Un testo di pittura lasciatoci in un particolare così minuto. È più viva lei, è più viva la, questa specie di, di, di. chiamiamola, non è una medusa, ma insomma, di personaggio urlante, è più vivo lei che la figura che la contiene. Guardate come si animi di, di vita propria e come è realizzata rapidamente. Lo spolvero, lo spolvero, il ripasso. Con il pennello e le pennellate rapidissime, vi disturba un po' il mio mouse, ma è per seguire proprio il suo percorso, per proprio il ductus pittorico, il ductus pittorico del pennello. Dunque, secondo me, qui, perché non possiamo pensare che le stanze di Raffaello siano state dipinte tutte da Raffaello, abbiamo visto quanti personaggi nella bottega ci fossero e li incontreremo poi, ma secondo me. Questo è un lascito proprio della mano del maestro. Raffaello è stato sempre mh, appassionato, intenerito dalla presenza infantile, infatti nella parte alta della eh, disputa sul sacramento, quando ancora risentiva insomma, delle sue origini peruginesche, abbiamo questo tipo di rappresentazione del, dell'infanzia attraversata da questi raggi dorati in cera, eccetera. Ma man mano che si scende, ecco che le nuvole sulle quali sono assisi i santi e i personaggi della Bibbia, che assistono alla disputa sul sacramento, fanno da corona, ecco che man mano che si scende, siamo già a questo registro qui, questi angioletti incominciano ad assumere altre fattezze. Ed ecco che dalle nuvole nascono dei bambini. Ecco, qui tutti in ombra ne, ne notiamo uno con le manine giunte che prega. E sono così. Eh, integrati nelle nuvole e scendiamo sopra, avete visto, c'era l'oro, c'era la presenza di Dio Padre, perciò l'Empire odorato, eh, lo splendore, la luce massima, eh, metafisica, no? al di là di ogni comprensione umana. Man mano che ci si avvicina alla Terra, ecco che già gli angioletti assumono una colorazione diversa fino a giungere a dei capolavori quasi fumettistici. Si possono contare quante pennellate sono state date per realizzare questo bimbo, io lo chiamo bimbo, è un angioletto, è un cherubino, un serafino. Qui il suo biondo, ecco di nuovo, torna il giallo dato in, in trasparenza, pochi tocchi di cinabro, un po' di bruno e il resto è l'intonaco. Guardate come qui traccia delle pennellate eh, di abbozzo. Vediamone altri, man mano che si scende e siamo già sotto a questo livello, perciò siamo molto vicini alla terra, i bambini diventano, i bambini, gli angeli diventano umani. Guardate questa testina fatta con... Due colori. Cinabro, Terra d'Ombra, il resto è la base a intonaco. Fino ecco, ad arrivare a questo, stessa tecnica. Io amo definire questo eh, angioletto, l'angioletto di Ugo Pratt. Mi ricorda moltissimo eh, il grande disegnatore, illustratore di... Fumetti, perché la modernità in questo caso ci sorprende e molto, e allora si va tutti in scena con la regia di Raffaello perché è lui il coordinatore di tutti ed ecco altri personaggi, personaggi artistici, ehm, sono delle personalità ehm, Insomma, non, non ci scordiamo che con lui eh, lavoravano Giulio Romano, eh, Fra Bartolomeo e così via, 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 via. Dunque, qua ci scostiamo eh, dallo stile vero e proprio raffaellesco, entriamo in un mondo che lasciamo all'identificazione, allo studio. Di chi è preposto a farlo, ma non possiamo non notare questo tipo di atteggiamento, che sto ricorda tanto, eh? Mantova, eccetera, è questo cavallo straordinariamente impressionante, straordinariamente eccitato, e che ci inquieta. E altri, sì, altri collaboratori. In realtà si è sempre parlato della presenza in quegli anni a Roma di Lorenzo Lotto. Il restauro ha permesso di stabilire che effettivamente Lorenzo Lotto faceva parte della squadra, come abbiamo visto, della squadra di Raffaello. E esaminiamo eh, con attenzione perché si è arrivati ad individuarlo e come si è arrivati ad individuarlo. Allora, già da questa scena, le due parti, eccola, qui abbiamo la famosa, eh, ve lo ricordo: qui abbiamo la, la bellissima testina urlante, eh? va bene, a sinistra abbiamo, abbiamo una. Mh, una rappresentazione e a destra un'altra rappresentazione. Guardiamole un attimo in particolare. Già a un primo sguardo notiamo qualche cosa che non, non fanno sentire la stessa mano fra le due parti, ma andiamo ancora avanti. Perché un primo dato è quello dei pavimenti, vedete questi pavimenti, tutte e due non sono costruiti secondo eh, una stessa regola prospettica, e cioè ehm, a sinistra abbiamo una eh, realizzazione prospettica geometrica. Eh, ehm, Scusate, assonometrica, a destra abbiamo la realizzazione vera e propria con i fuochi, eccoli qua, quei punti di fuga, eccoli. Vedete? Di una prospettiva eh, mh, geometrica. Dunque, è impensabile che si, si possa aver progettato un qualche cosa senza considerare un unico punto di vista o okay. che perciò c'era estrema libertà anche in questa esecuzione sta di fatto che c'è questa prima differenza ecco la vediamo in trasparenza a sinistra astronometrica a destra geometrica ma beh, se andiamo Se entriamo un po' nella qualità della pittura vera e propria, vi metto a confronto questi due personaggi della parte destra e eh, con questi altri personaggi. Notate come in questa parte si ha la sensazione di una, di una pittura un po' sfiatata. Eh? Consentitemi il termine, sfiatata, cioè non così eh, corposa dal punto di vista tonale, ma è corposa dal punto di vista invece della mat materia, che ben si distacca no? da quello che abbiamo visto prima. Intanto notiamo anche che nella parte a sinistra abbiamo l'uso dello spolvero non ripassato con il pennello, mentre sappiamo, vedete da destra, che gli altri fanno lo spolvero e ripassano con il pennello. Primo dato. Poi abbiamo questo impiego, ecco, ve ne ho accennato prima, questo impiego di, di colori, soprattutto dei bianchi, utilizzati in maniera corposa, coprente, grassa, grassa, che lascia proprio l'impronta del pennello. E questo è un po' fa pensare a un pittore più ad uso, a dipingere a olio per esempio, no? l'uso di questi bianchi così corposi e astrati. Ecco, vediamo ancora una, un esempio di spolvero non ripassato con il pennello e di una esecuzione così un po' scolastica, un po' dettata no? della, della riempitura degli spazi che lasciano anche, ma questo non finalizzati, lasciano in vista l'intorno, come questo non è volutamente lasciato in vista per far vibrare il colore, è solamente un po' di superficialità. Ecco, facciamo il confronto con le immagini fornite dall'oratorio Suardi a Trescore vicino Bergamo, e le analogie sono tante. Notate sempre che questo pittore usa fare molto, eh, insistere molto sulle parti delle guance con del rosso. Vedete, questo è il confronto con un libro, questo è il confronto con uno dei disegni di Lorenzo Lotto, perché Lorenzo, l'oratore suardi è dipinto da Lorenzo Lotto. Ed eccolo, dunque, anche l'atteggiamento, la costruzione di alcuni panneggi così ridondanti. Qui siamo nelle stanze e qui stiamo nell'oratorio. I libri, Stanze vaticane, Oratorio Suardi, lo stesso tipo di libro lo troveremo in seguito poi nelle stanze di Eliodoro, la stanza successiva, perciò con molta probabilità Lorenzo Lotto si è trasferito anche nell'altra stanza e dunque questo ci porta a definire una volta per tutte come Lorenzo Lotto partecipasse fino a un certo punto, fino a una certa età, eh, eh, al cantiere delle stanze di Raffaello. Affermazione che è stata poi ehm, definitivamente eh, accettata dal mondo accademico e definita nel suo scritto dal professor Arnold Nesserat, che al tempo era eh, direttore della, del reparto di arte bizantina medievale e moderna dei musei vaticani. I guai per le stanze sono incominciati piuttosto presto. 1527 Carlo V scende in Italia, arriva fino a Roma e lì avviene il terrificante sacco di Roma. I Lanzignechi irrompono nelle stanze di Raffaello e con le loro picche sferrano colpi sulle immagini delle stanze. Sfreggiano le effigi dei papi, essendo antipapisti. Ecco l'altra E noi abbiamo recuperato comunque il, le sembianze proprio in base al disegno originale di Raffaello, per esempio del pontefice Clemente. Eccolo qui. Vedete, questi erano i colpi inferti, questa è la luce radente e noi siamo riusciti a appoggiarci, a farci condurre da questo disegno. Originale. Non gli bastava, addirittura hanno, hanno eh, lasciato dei graffiti con scritte varie, come questo: Quinto Carolus Imperator oppure Luther. Vedete, tutte e due inneggiavano. Eccolo qua. Questa è la trascrizione, il lucido: potrebbe essere Quinto Carolus Imperator. Per imperator, però potrebbe essere anche vivat carolus imperator. Hm? Vabbè, comunque hanno sfreggiato tutto. E in questo tedesco antico, addirittura pensate: questo è molto emozionante perché, in questo, in questo graffito, un lanzi in, eh, inneggia ancora il connestabile di Borbone. Che guidava le truppe e arrampicandosi sulle mura fu preso da, una, da un colpo di archibugio e, e, e ucciso. E il Lanzichenecco scrive: Dio ha ancora l'anima la, del Borbone. Tra parentesi, Benvenuto Cellini nelle, nelle sue vite dice che fu lui a sparare da Castel Sant'Angelo al Borbone, ma insomma, sappiamo, Benvenuto Cellini, anche lui, bisogna prenderlo con le dovute cautele. Ma questi sono stati i primissimi danni, pochi anni dopo la, la, la fine delle, no, della decorazione de, delle stanze, man mano poi le stanze sono state oggetto di venerazione e questa venerazione portava al voler riprodurre tutte le immagini di Raffaello, ecco allora che con della ceralacca si incollavano, si facevano aderire dei pezzi di carta oleata per ricalcare delle immagini e riprodurle. Vediamo adesso alcuni esempi anche di quanto queste pitture poi avessero... Subito degli stravolgimenti proprio dal punto di vista dell'andamento delle pennellate, che addirittura furono copiati nel Settecento, con dei disegni poi incisi. E queste pennellate di ritocco facevano testo. Dunque. Andare, eccole qua, vorrei andare a questo esempio. Guardate questo collo con queste pennellate che erano state riprodotte anche, come ho detto, in, a stampa nei secoli. E toglierle praticamente si obliterava, si annullava un documento di, eh, no? di, di, di una. Tradizione che era giunta fino ai giorni nostri perché sembrava che Raffaello fermo restando il confronto con quelle stampe sembrava che Raffaello utilizzasse questo tipo di tratteggio niente di più falso perché il vero tratteggio di Raffaello è, eccolo lo vedete qui qui e qui tutto il resto non c'entra niente non ha nulla a che vedere con la la magnificenza di questa figura, com'è possibile che Raffaello rinunciasse a questo colpo di genio dato proprio di questa luce che filtra tra la spalla, tra il trapezio, il muscolo trapezio e il collo, proprio per definire la forma e il volume di questo collo. Così guardate anche quest'altro personaggio. Ecco, questi sono i disegni originali che infatti, questi invece sono i disegni originali di Raffaello che infatti ricalcano esattamente il tratteggio, il disegno originale ricalca poi il tratteggio, cioè l'affresco ricalca il disegno, eh, il tratteggio dei disegni originali. Altre vicissitudini nella stanza della segnatura furono indotte dallo spostamento di un camino da una stanza All'altra, fu tolto il camino da qui, fu portato in questa, in questa sala, nella prima sala, la sala dell'incendio. Ma questo guardate: provocò una serie di fessurazioni, fessurazioni che nel corso dei, degli anni eh, hanno visto, nel, nei, nei primi del Settecento, l'inserimento di queste, gra di queste eh, grappe a T di bronzo. Per poter appunto trattenere i sollevamenti, gli spanciamenti di questi intonaci. E tanto evidente sono stati questi interventi. Se voi vedete, la stuccatura di una di quelle lesioni viene coperta poi dai rilievi in cera dei raggi dell'Empireo do Dorato, ma sono stati rifatti in maniera. Errata perché questi sono i bolli originali di Raffaello o per lui. Vedete come questa cera, questa cera, seguite il gesto proprio, viene applicata e spalmata per far rimanere quella, eh, quel rilievo dorato. Mentre gli altri, oh, scusate, mentre gli altri... Primo sono applicati sulla stuccatura, e va bene, poi sono applicati, guardate, hanno tutti un taglio in testa, cosiddetto, no? Un taglio in testa. Questo taglio in testa non è un altro che la spatola di legno che serviva per farli aderire sul muro. Questo è un grafico interessante, perché è un grafico del Laboratorio Restauro dei Musei Vaticani, un grafico che segnala dal 1943... Il laboratorio del restauro dei Musei Vaticani quel tempo già era abbastanza avanti anche nella produzione di questo tipo di documentazione. È un grafico che documenta l'incremento dal 1896, l'incremento delle fessure, dal 1896 fino al 1943. Grafico che poi viene riportato su dei disegni che testimoniano mano a mano negli anni l'aumento sempre più la gravità, l'apertura di queste fessurazioni, il cedimento di questa struttura. Poi i dipinti furono anche oggetto di, eh, di campagne di consolidamento, cioè i riconfiamenti, i distacchi avevano necessità di iniezioni e questo è un qualcosa che pochi possono individuare. Questi sono i fori di introduzione di malte o collanti, benissimo, ritoccati in affresco, fuori tono perché ormai questa parte è pulita, ma vedete, notate intorno abbiamo proprio una corrosione, guardate, con una colatura, anche qui. Eh? Perché? È molto semplice, perché ricordo anch'io ai miei inizi, nel 1967, come i restauratori, tutti i restauratori dell'epoca, per veicolare, per far transitare meglio le malte di consolidamento, iniettassero nel, con delle siringhe, iniettassero dell'acido per aprire la via d'ingresso. Questo acido a volte fuoriusciva e fuoriuscendo, sapete conoscete bene la reazione del, dell'acido che appena fuoriesce corrode moltissimo man mano perde di aggressività ed ecco che incide leggermente, mh, corrode meno aggressivamente la superficie. Mentre in alcuni casi la fuoriuscita dell'acido può fissare quasi in modo irreparabile lo sporco. Questa è la parte, è la parte pulita, restaurata nell'ultimo restauro, che ha visto la sua conclusione negli anni 2000, ma la fuoriuscita dell'acido, vedete la corrosione della fuoriuscita, qui è stato tamponato, ha fissato per sempre lo sporco, perché sono state fatte. Sono state fatte la campagna di consolidamento prima della pulitura. L'acido fuoriuscito e ha fissato per sempre lo sporco che c'era e le sostanze strane che c'erano sugli intonaci. Adamo, l'Empireo, eh, il consesso dei personaggi biblici e dei santi. Adamo infatti. Dopo la pulitura presentava i suoi bei riccioli in questo modo, perché questi riccioli erano stati ritoccati quando l'affresco era sporco, ma non erano originali. Si dovevano affiancare all'affresco sporco. Questa è la sequenza, questo è lo sporco. Io chiamo sporco per non puntualizzare. Sostanze ravvivanti, alterate, i fumi, insomma diciamo, le conoscete queste cose. Io voglio andare più nel concetto. Qui sembra un Adamo con una scollatura, con un vestito scollato: non è altro che tutto questo tipo di questo strato che c'era, che è esattamente questo strato, lo stesso che poi il colore, è lo stesso che noi abbiamo nella rifinitura dei riccioli. A fine restauro è stato recuperato tutto il tracciato dell'andatura, dell della capigliatura di Adamo. Lo stesso Adamo aveva persino la, fra, i famosi eh, tratteggi, aveva persino la, lo stravolgimento anatomico. Delle sue braccia, per esempio, guardate, qui sembra che calzi un guanto, ma in realtà il tratteggio, il tratteggio è contrario alla linea dei supinatori che sono questi muscoli qui. Guardate come invece sono anatomicamente capiti e sensibili questi due muscoli, eccoli qua. Guardate. Rapido andare indietro. Così queste sostanze strane eh, comunque producevano anche delle trazioni, eh, perché erano anche delle colle, colle eh, organiche, eh, una serie di eh, eh, strati di nature diverse. Senza dimenticare, queste, queste sono invece non sono lacche, anche perché non stanno su un colore dove sarebbe prevista la lacca, stanno sugli incarnati, queste invece sono proprio florescenze saline, opalescenze date da fuoriuscita di sali. Questo è dopo il restauro, e qui possiamo vedere questo splendido scudo della Medusa. Prima del restauro, vedete le cretature, qui siamo. Sì, certo, queste sono le crettature date eh, dal, de, così, dalla percentuale di calcio, perché siamo in una scuola d'Atene, da, da nella parte alta, nella parte dell'architettura. Dell e comunque, proprio da queste crettature, in queste crettature si era annidato, eh, si erano annidate queste sostanze strane che ne avevano eh, magnificato, diciamo, la presenza, è evidenziata la presenza che dopo la pulitura sono andate, sono tornate ad assumere il loro giusto valore. Anche l'ultima parte, vi ricordate, della scuola di Euclide, l'abbiamo già visto, eccola qui. Guardate adesso invece la figura del Cristo dell'Empireo, come la... La fessurazione che abbiamo visto in, nel, nel grafico degli anni, degli anni 40, come la fessurazione fosse stata stuccata con eh, malta grigia e ritoccata in affresco. Questa è la parte pulita. Tutta questa qui, la zona del manto della mano di Gesù, tutta pulita, è infatti rimangono in vista i fori per l'ingresso, i fori praticati per il consolidamento e la stuccatura che poi sulla parte non pulita si va a perdere. Eh? Nel senso era stata fatta la reintegrazione esattamente come il tono del, del, della pittura sporca. Ancora un esempio. Così come, ecco qui possiamo rivedere delle impalcature, eh? fuori contesto, ma sono anche queste documentazioni interessanti. Allora concentriamoci su questo, su questo personaggio, perché effettivamente la pulitura ci ha restituito, questo era quello che ci si presentava prima del restauro, ci ha restituito delle parti abbastanza interessanti ed emozionanti. Questa è la pulitura a metà. Cosa ci è apparso dopo questa pulitura? La chiostrina dei denti. Cosa abbastanza rara. Abbastanza rara in questi pittori. Un esempio prima del restauro, perché vi porto questo esempio? Perché Prima del restauro, fino ai, ai giorni nostri, si era pensato che sul vestito di Euclide ci fossero i segni di una firma, di una sigla di Raffaello. Dopo il restauro questo non è stato così, perché si pensava che questa fosse la reale firma, Raffaello Urbino, ma, ma non è così. Almeno il professor Nesserat non ha individuato in questo degli elementi per poter dire che fosse una firma, perché in genere, come abbiamo visto anche nella Sistina, questi erano caratteri cufici che venivano utilizzati come decorazione, caratteri arabeggianti, cufici, utilizzati come bordure per decorazioni. Eccole qua, qui ci potremmo leggere mille e mille. Sigle. Come risolvere nella reintegrazione il problema di queste, di queste fessurazioni. La fessurazione divide gli elementi. Un occhio se viene allargato e noi lo volessimo ricostruire, verrebbe un occhio mostruosamente de deforme, perché riempiamo uno spazio non contemplato nella redazione iniziale. E dunque che cosa fare quando problemi di questo tipo attraversano delle figure? dei visi, degli elementi anatomici. L'unica cosa da, da fare è mediare con un tono, come hanno fatto i restauratori in questo caso, che possa fare eh, da Tradunion, d'union, attraversando, mentre attraversa, tutti i colori della composizione interessata da questa. E Ora andiamo a vedere come è stato risolto invece questo, eh, il problema di questo scriba, questo scriba che negli anni 40, è, eh, questa è la fessurazione: hanno ceduto dei, dei frammenti che sono stati poi riadagiati, ri, reinseriti un po' arbitrariamente. Questa è la fotografia d'epoca negli anni 40, in cui vediamo eccoli qua, i restauratori del tempo, eccoli all'opera mentre cercano di consolidare e ehm, eh, trattenere questi sollevamenti, questi spanci. Questo è quello che abbiamo fatto noi, abbiamo rimosso, qui dietro è vuoto perché c'era la cappa del cammino, c'è la cappa del, del cammino. Abbiamo rimosso quei frammenti, questi frammenti li potete vedere, messi arbitrariamente, che interessavano i capelli, sono, siamo riusciti a ricostruire, questa è Cadorite, è un o termanto, oggi si chiama termanto, questo è, è un materiale espanso che è servita, è, è, è servita da riempitivo per poter poi alloggiare, dato uno strato di intonaco per collegamento, sono stati alloggiati i frammenti ben posizionati seguendo, seguendo le pennellate originali ed ecco la reintegrazione finale. Un piccolo, no, una piccola parentesi su quello che abbiamo detto sino ad ora, perché esistono fessurazioni planari che si aprono sullo stesso piano, Fessurazioni con allontanamento, eh, con, con abbassamento dei bordi. Cosa fare? Un tempo i restauratori non facevano altro che stuccare a scarpa pensando che in quel modo si vedesse di meno lo scalino, il dislivello, e invece non è così, perché l'incidenza della luce e poi te lo fa vedere sempre più. Tanto vale. Mantenere il dislivello, se ci sono delle lacune, portare sotto, fino a sotto alla costa del livello più alto, il, la, la, come si dice, la, la parte che deve congiungersi otticamente al resto della composizione. E questi livelli possono variare su una, su, una, su una fessurazione, in modo da non fare queste stuccature più cosiddette a scivolo, perché le stuccature a scivolo poi copri andavano a coprire anche parte eh, della, della, della pittura originale che rimaneva nascosta per sempre. E ora parliamo che a un certo punto sappiamo che in quegli anni c'era qualcun altro che lavorava nelle, in un luogo vicino alle stanze, cioè la cappella Sissina, ed era Michelangelo. E, come notate dal cartone dell'Ambrosiana, Michelangelo non appare. Questa era la redazione desunta, la ricostruzione desunta dal cartone dell'Ambrosiana. Qui non c'è la figura di questo cosiddetto pensieroso Eraclito, il filosofo, il pessimista. Neanche, eccolo, cosa è successo? Raffaello andò in Sistina di nascosto perché Bramante, essendo l'architetto di palazzo, aveva la possibilità di farlo entrare. Entrò nella Cappella Sistina e rimase talmente colpito, sorpreso dalla potenza che stava sprigionando quest'uomo nelle sue pitture, che lo volle effiggiare. Lo volle omaggiare rappresentandolo in questa figura del pessimista nella scuola d'Atene. E perché un inserimento? Perché l'intonaco, primo, appare interessato da una traccia rossa di sanguigna, una creta con il quale si facevano dei pastelli. Dunque, se c'è una traccia di un pastello, significa che quell'intonaco era ormai ben asciutto e ben compatto, duro. Dunque, un pastello poteva scrivere su un intonaco. Quel pastello serviva come traccia per demolire la parte delle scale nella scalinata per poter stendere poi un nuovo intonaco per dipingere questa figura a fresco. È stata demolita usando una martellina con la penna orizzontale, che in gergo, nel gergo dei muratori e dei carpentieri si chiama male e peggio una penna orizzontale, una penna verticale. Una taglia e l'altra taglia verticale. Una taglia orizzontale e l'altra può tagliare verticale. Dunque è stato demolito e il segno è perpendicolare al muro. Non è a scivolo come normalmente, ecco vedete il segno rosso. Non è a scivolo come ecco qua, questo è un giunto, vedete come l'intonaco scende e sormonta i due entonaci, i due giunti di giornata si sormontano uno sull'altro, a scivolo invece il taglio è netto, dunque è un inserimento a posteriori. E, e comunque, notate, al di là del, dell'aspetto, Come questo personaggio, pur essendo un filosofo, non è paludato con le vesti filosofali. Ha gli stivali, stivali da cavallo. Michelangelo non se li toglieva mai, quegli stivali. Amava moltissimo ad andare, ad andare a cavallo. E tolsero solo dopo che morì. Dunque è improbabile che possa essere un filosofo di maniera per le ragioni che abbiamo visto sino ad ora. Ecco che da quel momento lo stile di Raffaello subisce una scossa, cambia. Qui abbiamo delle figure un po' peruginesche, guardate queste, queste bocche da grafiche, questi, questi incarnati da grafici diventano corposi, materici queste braccia, questi arti, e qui eh, c'è tanto, c'è tanto della volta, della Sistina. Ed ecco ancora personaggi che incominciano ad avere pennellate sicure, stese, vive, e queste non le commentano. Lo sguardo, anche gli sguardi. Raffaello apprende che si può dare intensità, si può dare una particolare espressione ad uno sguardo, non dipingendo la sclera, ma lasciando l'intonaco a vista, come fa Michelangelo per esempio nel giudizio. Non solo, perché Il giudizio, la parte bassa dell'inferno. Il bianco inserito nella sclera immediatamente, immediatamente eh, trasmette un'impressione eh, drammatica, eh, evidente, eh, come accadeva per esempio nelle maschere dei teatri greci, dei teatri romani, dove. Per far vedere, per sottolineare, o anche eh, nel teatro Kabuchi, per esempio, dove per evidenziare un'espressione la sclera viene dipinta in bianco. Dunque massima attenzione, ma Raffaello si supera nella sensibilità di rappresentare la cecità di Omero esclusivamente lasciando il colore dell'incarnato anche nella sclera. Questa è la volta della stanza della segnatura, questa è la volta della stanza d'incendio di Perugino e adesso entriamo nella stanza di Eliodoro. Questa è la volta della stanza di Eliodoro e molte di queste figure fanno tornare in mente quel Lorenzo Lotto che abbiamo incontrato nella stanza di Eliodoro scusate, e questa... E ci fa pensare a Lorenzo Lotto che stava invece nella stanza della segnatura. Ma soffermiamoci un attimo. Allora, mentre nelle volte che abbiamo visto prima, sì, c'era tutto un dettato, una sintassi decorativa, architettonica, perfetto, i tondi i quadrati, ecco qui ancora Virgilio, la volta a crociera, eccetera. Guardate la genialità dell'artista che in questo caso rappresenta un qualche cosa soprattono. Cioè, notate che qui c'è qualche cosa che va oltre al tono delicato dell'affresco, questi blu intensi, questi colori intensi. Perché? La genialità. Eccola. Questa è la volta, quei blu che vi, vi dicevo, ma che non vuole rappresentare una volta in muratura, ma vuole rappresentare un telo che copre una volta aperta. E quando la volta è aperta filtra il sole e i colori si accendono, i tessuti colorati contro luce si accendono. Tant'è che lui rappresenta, fa dei, delle borchie in cera e dipinge un nastrino che tende questa tela. I segnali d'avanguardia, io li ho chiamati segnali d'avanguardia perché qui siamo al parossismo della pittura. Interno di un tempio, la menorah accesa, le candele. Guardate come prendono volume materia, questa è su un affresco, questa materia è su un affresco. Può sembrare un dipinto fatto da Bernard Buffet con il colore premuto direttamente dal tubetto e come realizza, come fa, come può far sentire il calore delle candele, l'aria che si riscalda in Torno alla fiamma, molto semplicemente pennellate rosse delle fiamme, velatura con eh, bianco e azzurro, velatura immediatamente tolta con un pennello semi-umido o con una spugna. In questo modo ci dà immediatamente la sensazione delle candele, del baluginare eh, delle fiammelle. Così come dà idea delle materie facendo percepire, questa si chiama gloria, è un testo che si, legge, che si leggeva durante la messa, ha un supporto in legno, potete vedere, guardate invece il metallo come lo realizza, così come realizza, fa sentire le materie diverse, l'ostia, questo si chiama corporale, il corporale è una specie di tovagliolo ma inamidato che il sacerdote piega in diverse parti ed è perciò piuttosto rigido. Ma è la luce, è la luce che Raffaello riesce a gestire. Convenzionalmente nell'arte la luce viene da sinistra. Concentriamoci su questo personaggio, il re Davide, sempre sul consesso dei, dei santi e dei personaggi. Guardate come con pochissime pennellate pochissime pennellate, dunque abbiamo il sole alle spalle di questi personaggi, ma con pochissime pennellate fa sentire il sole che filtra sul panno, sul mantello del re Davide, così come torniamo sul nostro Adamo che ha delle pennellate rosse intorno alle orecchie, perché se il, filtra, se il sole passa alle nostre, viene alle nostre, dalle nostre spalle noi mettiamo... Una mano contro sole, o mettiamo una mano contro una fonte luminosa come una lampadina. Ci appare questo alone rosso intorno della carne, del sangue che scorre. Quello che fa Van Gogh in pieno sole, anche lui traccia con il rosso queste parti che vengono attraversate dalla luce del sole. E ancora i due personaggi. Abramo col suo minaccioso coltello e San Paolo con la sua spada, con un semplice colore il misto bianco e azzurro, ci fa vibrare il metallo. Questo non affilato, ma questo è tremendamente, ci appare, lo sentiamo, tremendamente affilato. E la luce gli sbatte contro perché da sinistra li investe, investe i due personaggi e dà brillantezza ai metalli, così come il rintocco della luce su queste parti architettoniche sembra quasi il suonare di una campana, di un bronzo, che rimbalza lungo le volte e così l'atmosfera la, 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 di un tramonto romano nel, nella scena di San Leone Magno che firma Attila alle porte di Roma. Ma dove Raffaello deve gestire e vincere la luce? È sulla liberazione di San Pietro dal carcere. Perché in questo caso, vedete, la, la luce del sole viene dalla finestra, dunque di giorno si è abbagliate. Ve l'assicuro, ho vissuto molto tempo in questi luoghi. Bisognava sempre o chiudere gli scuri oppure mettere delle, delle mani a protezione di, di questa luce. Eppure lui vince questo controluce progettando questa scena dove le fonti della luce sono cinque, cinque origini luminose. La prima, la luna della notte, che rischiara i soldati che sono che stanno facendo la guardia a San Pietro in carcere, ma che comunque sono addormentati, e questa luna che si riflette eh, sulla corazza di uno dei soldati. Ma c'è anche la seconda origine della luce che è la torcia del capoposto che va a eh, colpire l'elmo e il gomito di uno di questi soldati, la terza origine luminosa è un'esplosione nucleare. Riuscite a percepire la luminosità che Raffaello riesce a dare all'angelo che si precipita nella prigione di Pietro senza che i soldati se ne accorgano in questa esplosione di luce e che poi lo prende per mano e lo accompagna fuori. E qui c'è un capolavoro di sentimento e di materia. E cioè, concentriamoci sulla mano dell'angelo che prende Pietro. Guardate come la mano dell'angelo fa attraversare l'aurea angelica alla mano di Pietro che è ancora dietro, come se attraversasse una sostanza quasi liquida. Ecco. Il braccio di Pietro è ancora coperto dalla velatura gialla, e in questo punto si congiunge con la mano dell'angelo. Ehm, è chiaro che questo unirsi delle due mani va a sancire proprio il miracolo che si sta compiendo in quel momento: ben cinque origini luminose che convivono tutte quante. Nella stessa composizione generando un conflitto di ombre impazzite che non corrispondono più a nessuna regola accademica e che, comunque, da questo momento in poi, è proprio da questo momento in poi che la luce irrompirà con fragore nell'universo della pittura europea. Grazie.